mio figlio non riesce a stare senza smartphone, è anche il titolo di un puntuale e nuovo libro scritto da Giuseppe Lavegna, che è psicologo e psicoterapeuta e presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, che insomma già da tanti anni lavora su questo argomento, proponendo strategie anche per una gestione migliore dello smartphone. E tutto ciò è raccontato in questo libro della Giunti. Ciao Giuseppe, ben tornato ai Padri Eterni. Buongiorno a tutti. Ciao Giuseppe. Beh, intanto, se mio figlio non riesce a stare senza smartphone, di chi è la colpa? Del genitore o del figlio? Ma sicuramente non è colpa del telefono. In effetti è vero. Perché molto spesso si tende a puntare il dito su questo povero smartphone che ormai gli abbiamo quasi dato un'identità. Sì. Molto spesso il grande assente da quando c'è lo smartphone siamo proprio noi genitori. Quindi non dico che la responsabilità è solo genitoriale, ma noi genitori abbiamo... abbiamo una grande responsabilità, cioè quella di avere consapevolezza che lo strumento che noi diamo ai nostri figli è uno strumento importante, che ha tante potenzialità ma anche tanti possibili rischi, e quindi va dato con intelligenza e soprattutto con consapevolezza ai nostri figli. Ma sai Giuseppe, anche perché devo dirti la verità, io continuo ad avere questa convinzione un po' naif o vecchia scuola, che i figli li educhiamo soprattutto con l'esempio. E santo cielo, questa cosa del fatto che loro non riescono a stare senza smartphone o passano troppo tempo sul telefono, beh, non è che noi facciamo molto di diverso, in verità, o no? No, assolutamente, noi siamo estremamente coinvolti con il telefonino, anche più dei nostri figli. Noi non solo non diamo molto spesso il buon esempio, ma secondo me stiamo facendo un grande errore pensare che dare questo strumento, e siccome i nostri figli lo utilizzano meglio di noi, allora ne sanno abbastanza. In realtà i figli usano lo strumento, ma il senso da dare alle cose dobbiamo passarlo noi, e quindi noi genitori dobbiamo da un lato dare il buon esempio, ma dall'altro dare anche alternative allo smartphone. Invece molto spesso questo cellulare piace tanto anche a noi, perché comunque se noi vogliamo stare a cena e mangiare tranquilli diamo il telefonino ai nostri figli, e i nostri figli per qualche ora si resettano e non ci disturbano. Assolutamente. Perché possiamo anche dirlo che per cenare a volte il cellulare è lo strumento alternativa, mentre prima eravamo costretti a subirci queste cene con i genitori, magari anche noi adolescenti o noi ragazzi, e inventarci qualche gioco per non annoiarci. Conoscere i cambiamenti della società contemporanea, quindi quello che è il contesto, capire anche insomma le situazioni estreme, no? Perché a volte forse si abusa anche di questa parola dipendenza, però insomma per qualche ragazzo, per qualche ragazza in qualche situazione è giusto usare questa parola, perché siamo in contesti anche di criticità, e tu dai un nome anche a questi fenomeni, e poi intervenire per aiutare concretamente i nostri figli. Siamo in un periodo privilegiato, o meglio, c'è tanto tempo libero, c'è anche meno controllo, no? Quindi c'è il rischio, tra virgolette, che poi lo smartphone diventi l'unico passatempo, però è anche un luogo privilegiato, perché invece è un tempo privilegiato perché si sta più insieme, e quindi c'è modo anche di dialogare, di mettersi in gioco in contesti diversi. Quali sono i consigli che puoi dare a noi genitori e a noi padri in particolare per sfruttare queste settimane di vacanza nell'acquisire una nuova consapevolezza nel rapporto col cellulare? Beh, intanto il periodo è il migliore, no? Appunto, in questo periodo di vacanza bisogna chiedersi a cosa ci serve il cellulare nella relazione con i nostri figli, se ci pensiamo, no? Perché io immagino un padre un genitore che è fuori con i figli in vacanza a trascorrere una settimana, 10 giorni, il cellulare dovrebbe essere in quel momento lì il grande assente. E quindi non avrebbe nemmeno senso, come dire, portarselo, ma sappiamo che nessuno di noi può fare a meno del cellulare. Quindi quello che posso consigliare, che poi nel libro viene consigliato, ci sono tanti esempi rispetto a questo, è quello di magari stabilire delle regole semplici, almeno da attuare in vacanza. Per esempio? Non il telefonino la mattina quando si va in spiaggia, se andiamo in spiaggia, o non per forza portare il cellulare per fare le fotografie, quindi portarsi in vacanza una bella macchina fotografica,
invece di avere uno strumento con cui dobbiamo poi andare a condividere delle informazioni, no? Delle immagini. Guardate che la bellezza di godersi il momento, di poter fare una fotografia realmente, quindi sapere che quella fotografia poi andrò a vedere successivamente, poi andrò a fare una scelta magari rispetto a quando condividerla, ma io consiglio appunto di non portare il telefono con sé quando si va in spiaggia o quando si va a fare una passeggiata anche in montagna, e magari per rinfrescarsi e magari godersi quello che c'è intorno a noi. È chiaro che il papà o la mamma devono dare il buon esempio, se i nostri genitori sono i primi a farsi selfie oppure portare a cena o a pranzo il telefonino e utilizzare il telefonino in quei momenti lì che dovrebbero essere i momenti della famiglia, non ha sicuramente molto senso. E poi ripeto, i nostri figli hanno voglia di sentire i nostri racconti, dobbiamo avere anche però voglia noi di raccontare a loro la nostra vita, la nostra storia, e in quei momenti, i momenti di vacanza sono i momenti migliori per poter condividere qualcosa. È vero. Invece noi ci siamo così abituati a farci togliere e a condividere tutto con gli altri che poi conosciamo molto poco, e condividiamo poco con quelli che ci stanno accanto. Io spesso si sento ragazzi o genitori che si parlano con i messaggi e vivono nella stessa casa, o in questo caso quando sono in vacanza nello stesso hotel. No, sto pensando che al mare, se no, insomma, un'altra soluzione potrebbe essere obbligare i figli a fare il bagno con lo smartphone. È un modo per liberarsene, non dei figli ma dello smartphone, proprio al primo tuffo. Non è male come idea. Beh, guarda, noi abbiamo fatto un'esperienza qui a Senigallia, in città, una sorta di esperienza detox, cioè sì. Quando si entra in questo lido devi lasciare il telefonino, lo sigilli e poi puoi buttarti, e lo riprendi dopo 3 ore, e se lo riprendi dopo 3 ore ti diamo qualche gadget, una sorta di disconnessione piccola che però può essere un segnale. A cosa ti serve il cellulare anche quando sei in acqua? Guardate che se voi andate in giro, come immagino vi capi, c'è gente che va in acqua con il cellulare dentro le buste di plastica, in modo tale fatta apposta proprio per poter fare le foto anche quando è in acqua. Sì, è capite verissimo. Che stiamo raggiungendo dei livelli di attaccamento. No, lo dico col massimo rispetto, insomma, naturalmente, per chi fa uso di questa pratica, però io lo trovo agghiacciante questa cosa. Tutte le volte che la vedo succedere, penso, cioè nemmeno il tempo di farsi un bagno senza lasciarlo, senza posare questo cellulare. Ma tra l'altro, Giuseppe, cioè, tu dicevi prima la cosa di stabilire degli orari, no? Cioè il fatto di stabilire delle piccole zone protette e poi premiare i nostri figli nel momento in cui rispettano questi orari che noi diamo loro. Può essere una strategia questa qua, di dire: guarda, tu hai 2 ore al giorno, 1 ora al giorno per usare il telefono, la puoi usare nell'orario che vuoi, ma scaduto quell'orario, basta. Sì, se lo facciamo tutti. Ecco. Se le regole valgono per tutti, sì, altrimenti, come dire, cioè, come posso dire di non fare una cosa quando sono io il primo a farla, e a farla anche peggio? Perché provate a immaginare quanto è inquietante, per esempio, parlavo prima con un ragazzo, un paziente, qualche giorno fa, mi raccontava che lui si vergogna perché ha sua mamma amica su Facebook, e la sua mamma fa un sacco di foto in questo periodo in costume da bagno con le sue amiche, e lui si vergogna perché poi la mamma lo tagga continuamente in queste foto. Ma guardate che sono traumi. No, è un dramma. Ma poi il dramma è quando ti taggano nelle foto che fanno di nascosto a te, perché succede anche questo, no? Che tu fai il bagno tranquillo. Ma il dramma è se taggano Bussola in boxer, questo è il vero dramma estivo. Giuseppe, grazie davvero. Mio figlio non riesce a stare senza smartphone. Questo è il titolo del libro di Giuseppe Lavegna, edito da Giunti. Ciao e buona estate. Grazie, ciao, grazie Giuseppe, a voi. Grazie.